Una proposta che circolava di mescolare linguaggi, cioè che ci sia il linguaggio giuridico, ma che ogni luogo, questo è già vero per molti degli spazi culturali e teatri occupati, anche i linguaggi artistici, no? Che le questioni sollevate dai beni comuni siano dette in tanti linguaggi. Adesso c'è Chiara Crupi del Collettino Underground e Cresco. Buonasera, sì, Collettino Underground, Cresco e Cultura Bene Comune, quindi rappresentante sia di un teatro occupato che di una rete di operatori culturali, artisti e ancora di persone singole di una cittadinanza attiva che prova quotidianamente anche a influire su quelle che purtroppo sono le scelte sbagliate, troppo spesso sbagliate, di una classe politica che non corrisponde o comunque non mette al primo posto i diritti e i bisogni della cittadinanza. Ed è per questo che siamo tutti qui. Adesso il mio intervento. E oltre ad affermare l'importanza di questa costituente che qui si è creata e che sicuramente andrà avanti in futuro, è volto più che altro a fare una domanda, perché per esempio noi come coordinamento, anche come Cresco, abbiamo da poco creato una piattaforma sulle politiche culturali che ha dei temi molto precisi e che è presentata ai vari interlocutori politici. Al tempo stesso invece a livello territoriale, in settimo municipio, stiamo scrivendo il manifesto di un teatro pubblico e partecipato di fronte a una delibera che ha un po' stroncato, i teatri di cintura e quindi un teatro partecipato che doveva essere a Roma e che invece è stato distrutto appunto da una delibera dell'attuale giunta capitolina. Quindi adesso io ho più che altro una domanda. Riusciamo ad attuare, a rendere pratici, a rendere effettivi, cioè a trovare degli strumenti politico e amministrativi in grado di, che chiaramente si basano sul diritto, in grado di modificare poi le leggi, in grado di realmente modificare l'attività parlamentare, cioè in grado di influire su quelle che sono le scelte di questi politici, che poi evidentemente tutta questa rappresentanza non ce l'hanno più, ed ecco perché ci troviamo in questa caotica e terribile situazione politica. Per cui sì, è anche un'esortazione affinché i nostri incontri poi possano realmente andare a costituire un reale cambiamento che possa influire su questa classe politica attuale o comunque su quella futura. Quindi è possibile che attraverso il diritto che deve essere costituente perché è espressione della società e quindi dovrebbe soddisfare i bisogni della cittadinanza, è possibile attraverso il diritto influire su questo sistema parlamentare, su questo sistema politico, su questo sistema di leggi? Una domanda molto concreta, però che dovrebbe essere un po' alla base dei nostri incontri futuri.